E allo studio c'è l'ipotesi di usare il cosiddetto modello Corea del Sud, tamponi a tappeto per tracciare gli spostamenti dei positivi. Valeria Collevecchio ne ha parlato con Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. Professore, in questi giorni si sta parlando del modello Corea. Ci sono delle novità per la strategia dei tamponi che volete attuare? Beh, quel modello è un modello complesso perché consiste nell'uso di app che permettono anche di geolocalizzare le persone. Naturalmente può avere dei problemi di privacy che però in corso di epidemia potrebbero essere anche risolti. Naturalmente in Italia, secondo le direttive dell'OMS, si testano innanzitutto i sintomatici e chiaramente se c'è possibilità le persone che vengono a contatto, i contatti stretti delle persone con sintomi. Certo, laddove ci fosse la fattibilità, estendere il test a tutti i contatti per favorire un isolamento precoce potrebbe essere auspicabile. Credo che vada discusso. Da giorni ormai in tanti fanno il sacrificio di stare a casa, in tanti stanno cercando di dare il loro contributo, ma le vittime continuano a salire. Cosa si sente di dire? Che bisogna continuare così. Lo diciamo subito, bisogna aspettare fine mese per vedere l'iniziale impatto di queste misure. In prima linea in corsia ci sono anche due fratelli, sono due medici militari.